Grazie per aver acquistato Robomo, un prodotto della Friendly Robotic, il modo più semplice, sicuro e comodo per prendervi cura del vostro prato. È molto semplice. Tutto quello che dovete fare è premere un pulsante e il Robomo taglierà l'erba per voi. È straordinario. Con Robomo avrete più tempo a vostra disposizione per attività più produttive. Robomo è un dispositivo alimentato da batterie elettriche che taglia l'erba rispettando anche l'ambiente. Il Robomo riesce a tagliare un prato tagliando anche lungo e anche lungo i bordi. Non è necessario preimpostarlo. Il vostro Robomo taglia il prato e tritura e disperde i residui del taglio, creando un fertilizzante naturale, benefico e nutriente per il terreno. Robomo taglia. Tu no. È molto importante leggere e comprendere tutte le istruzioni di funzionamento e di sicurezza prima di mettere in funzione il Robomo. Il Robomo è già pronto per l'uso. Ha bisogno di solo di alcune impostazioni per essere pienamente operativo. Tutti gli accessori necessari per preparare il vostro Robomo sul prato sono compresi con il prodotto. I seguenti accessori sono inclusi con il Robomo: perimetrale switch, cavo perimetrale, picchetti, righello roboruler, alimentatore, adattatore per la ricarica, manuale di istruzioni e sicurezza. Il primo passo per iniziare è trovare un luogo adeguato dove collocare l'interruttore perimetrale nel vostro prato. È vivamente consigliato montare l'interruttore perimetrale sul muro o sul recinto e comunque in un luogo asciutto e ben coperto. Scegliete un luogo che sia relativamente agevole da raggiungere per voi e che non sia distante da una presa a muro. L'interruttore perimetrale è dotato di un cavo a basso voltaggio lungo 5 metri che deve essere connesso ad una presa di corrente interna. Se dovete predisporre più aree di taglio, potreste acquistare un ulteriore interruttore perimetrale disponibile come accessorio. L'interruttore perimetrale può essere anche spostato in varie zone, utilizzando il picchetto di fissaggio. Inserite il picchetto di fissaggio nel suo alloggiamento alla base dell'interruttore perimetrale. Accertatevi che sia montato verticalmente rispetto al terreno tutte le volte. A questo punto è ancora presto per accendere l'interruttore perimetrale. Qualora lo facciate, in ogni caso, il LED luminoso cavo disconnesso si illuminerà ed avvertirete un suono. Per disattivare l'interruttore perimetrale, tenete il premuto, il pulsante ON, per almeno 3 secondi. In condizioni di normale operatività si spegne da solo dopo poche ore. Partite dal luogo in cui avete collocato l'interruttore perimetrale, estraete una delle estremità del cavo, avendo cura di liberare dalla copertura plastica il cavo conduttore in rame. Ancorate bene al suolo un'estremità del cavo perimetrale, lì dove avete collocato l'interruttore perimetrale. Assicuratevi di aver lasciato 30 cm per chiudere il circuito alla fine della sistemazione del cavo perimetrale. Posizionatevi all'interno del prato ed iniziate a stendere il cavo in senso orario rispetto alla vostra posizione, avendo cura di stendere il cavo lungo il bordo del prato. È consigliabile iniziare predisponendo paletti ogni pochi metri a ogni angolo del prato. Usate il righello roboruler fornitovi per misurare la giusta distanza dal bordo del prato come illustrato. Dopo aver fissato i paletti con un martello fino in fondo al livello del suolo, tirate il cavo in modo che sia ben teso. È essenziale che la testa del picchetto sia spinta fino sottoterra. Usate il righello roboruler in tutta la sua lunghezza come distanziere, come mostrato. Ricordatevi di collaudare il cavo prima di aggiungere ulteriori paletti. Utilizzate il righello roboruler per disporre accuratamente il cavo intorno agli ostacoli all'interno del prato e lungo i bordi del prato. Quando i bordi dell'ostacolo sono troppo bassi o troppo morbidi per essere individuati dai sensori del Robomo, usate il cavo per creare un'isola intorno all'ostacolo. Entrambe le polarizzazioni del cavo che corre intorno all'isola, una volta terminato la delimitazione dell'isola, devono poi correre paralleli e vicini. Dopo aver picchettato il cavo intorno al giardino, unite le due estremità del cavo. Una corretta disposizione del cavo assicurerà una miglior performance del vostro Robomo.
Fate riferimento al capitolo sull'installazione del cavo sul manuale di sicurezza. L'ultimo passaggio da completare è attaccare il cavo perimetrale all'interruttore perimetrale. Dopo aver terminato di stendere e fissare il cavo lungo i bordi del prato, l'ultimo passaggio da effettuare è attaccare l'estremità del cavo perimetrale all'interruttore perimetrale e controllare il funzionamento del cavo. Ci dovrebbero essere due estremità non fissate dove il cavo perimetrale inizia. Usate un unico picchetto per fissare al suolo entrambe le estremità e unitele. Tagliate le estremità del cavo in modo che abbiano la stessa lunghezza. Rimuovete circa 6 mm di isolante dalle estremità del cavo. Inserite il pezzo di cavo scoperto nel buco del connettore usando un piccolo cacciavite a punta piatta. Stringete la vite per assicurare il cavo al connettore. Le due parti del connettore sono facili da connettere e disconnettere in modo da utilizzare l'interruttore perimetrale in varie impostazioni. Se correttamente connesso, la luce on lampeggerà. Preparazione ed impostazione del RoboMow. Per impostare l'altezza di taglio, sollevate il paraurti e ruotate la manopola per impostare l'altezza di taglio. Per inserire il fusibile, rimuovere la protezione e inserire il fusibile assieme alla sua custodia. Il RoboMow ora sarà operativo. C'è abbastanza energia per le prime impostazioni, ma in ogni caso è necessario far caricare completamente il RoboMow per 16 ore prima della prima messa in funzione. Impostazione lingua, ora e data sono le prime impostazioni che bisognerà impostare. Seguite semplicemente le istruzioni suggerite sul pannello LCD e premere i pulsanti come richiesto. Testare il corretto posizionamento del cavo perimetrale. Connettere l'interruttore perimetrale all'alimentatore e poi connetterlo ad una presa di corrente della casa. Premete il pulsante ON per attivare l'interruttore perimetrale. Posizionate il RoboMow all'interno del prato vicino al cavo e premete il pulsante GO. Se l'alimentatore non è connesso alla presa di corrente dopo aver premuto GO, comparirà sul display LCD il messaggio cavo staccato, ricordandovi di connetterlo. Se avete invertito i poli del cavo perimetrale, verrà visualizzato il messaggio scambiare cavi nel connettore. Procedete quindi ad invertire la polarità dei cavi nel connettore. È ora di testare la posizione del cavo. Camminate con il RoboMow a fianco seguendo il bordo fin tanto che non avete completato un giro completo del perimetro senza aver urtato alcun oggetto. Tornate indietro sempre camminando lungo il perimetro ed aggiungete dei picchetti in quei punti dove il cavo non ben nascosto nell'erba ad altezza del terreno. Zone multiple. Potrebbe essere necessario predisporre più aree di lavoro per utilizzare pienamente il RoboMow in tutto il vostro giardino. Lavorare su due o tre zone non incide sull'efficienza del RoboMow. Quando le aree dell'erba non sono contigue o sono separate da barriere o altri oggetti, è inoltre raccomandato fare di ognuna un appezzamento separato. Il segreto è predisporre le zone che permettano al RoboMow di operare con la massima efficienza in più zone del giardino. Tipica installazione a tre aree. Tutte e tre le zone possono essere recintate con un unico cavo perimetrale e collegate ad un unico interruttore. Gli estremi del cavo che percorre le tre aree devono essere collegati ad un solo interruttore perimetrale che dà energia a tutte le zone. Montate l'interruttore perimetrale sul muro o sul suo supporto, assicurandovi che sia in posizione verticale al suolo. Posizionate l'interruttore perimetrale al di fuori del tracciato del cavo perimetrale. Per tagliare le varie zone dovete semplicemente indirizzare il RoboMow verso la zona desiderata e premere il pulsante verde GO sul RoboMow.
I cavi che separano le zone contigue devono essere paralleli e tangenti. La distanza fra di loro deve essere come quella dell'illustrazione. Un'altra opzione per questo tipo di giardino è di creare due diversi tracciati, un tracciato per la parte anteriore ed uno per quella posteriore. Ogni circuito verrà attivato separatamente usando un interruttore perimetrale. Le zone potrebbero essere entrambe operative acquistando un secondo interruttore perimetrale. Potete acquistarlo come accessorio. Se non ci sono barriere fisiche tra le due aree del giardino ed il tracciato è grande abbastanza per muoversi liberamente da una zona all'altra, una delle due zone potrebbe inglobare l'altra. Un'ulteriore zona dovrebbe essere recintata a parte. Per trasportare il raserba tra le diverse zone, disattivare l'interruttore principale e trasferirlo all'area desiderata. Per facilitare il trasporto, potreste acquistare un comando a distanza disponibile come accessorio. Se è necessario più cavo per completare la predisposizione del cavo stesso, usate i connettori in dotazione al prodotto. Tagliate 1,5 cm di ciascuna estremità del cavo, unite e avvolgete le due estremità dei cavi con il morsetto al silicone, assicuratevi che sia ben stretto. Operatività. Posizionate il RoboMow nei pressi del cavo perimetrale. Assicuratevi che l'interruttore perimetrale sia acceso. Premete il pulsante verde per attivare il vostro RoboMow. Il RoboMow si posizionerà da solo nei pressi del cavo perimetrale ed inizierà la sua accurata azione lungo il tracciato. In base a come avete disposto il vostro cavo, il vostro RoboMow taglierà accuratamente lungo il bordo del prato, evitando gli ostacoli. Dopo aver tagliato i bordi del prato, il RoboMow girerà a sinistra ed inizierà a muoversi all'interno del prato. Il cavo perimetrale posto intorno agli alberi e aiuole come isole impedirà al RoboMow di entrare in queste aree. Il RoboMow taglierà intorno a tutti i tipi di ostacoli finché non cambierà direzione raggiungendo un lato del cavo perimetrale. Il muro intorno alla fontana ed altri ostacoli solidi saranno riconosciuti dal sensore montato nel paraurti e non è necessario includerli nel perimetro delle isole. Il RoboMow continuerà a tagliare in varie direzioni finché non avrà esaurito il suo ciclo di lavoro. Un prato tagliato a regola d'arte è realizzabile solo attraverso un uso frequente del RoboMow. Ci sono molte altre caratteristiche supplementari del modello RM200. Per ulteriori informazioni potete consultare il vostro manuale di sicurezza e funzionamento. Taglio manuale. Il taglio manuale è utile per piccole aree verdi dove non è possibile operare in autonomia. Camminate sempre accanto al RoboMow, usando il comando a distanza. Quando il motore del tagliaerba si avvia, indirizzate il vostro RoboMow usando il navigatore. Premendo il pulsante taglio manuale, il motore del tagliaerba si arresterà. Il controllo a distanza è disponibile come accessorio. Contattate il vostro fornitore o visitate il nostro sito web. Ricarica. È necessario ricaricare il RoboMow dopo ogni operazione. Per ricaricare il RoboMow, posizionarlo nel suo docking station, dove è il suo alimentatore. Connettere l'alimentatore alla stazione di ricarica e collegarlo al jack di ricarica del RoboMow. Un messaggio di ricarica sarà mostrato sul display. Quando il processo di ricarica è stato completato, un messaggio «Pronto, continua a ricaricare» sarà mostrato. Tenete sempre in carica il RoboMow dopo ogni uso. L'alimentazione del RoboMow è pensata solo per un uso esterno in luoghi asciutti. Per conservazione durante il periodo invernale, attenetevi alle istruzioni nel manuale di sicurezza e funzionamento. Ora siete pronti per godervi il vostro tempo libero mentre il vostro RoboMow si prende cura del prato. Il vostro prato sarà tagliato automaticamente ed accuratamente. Lui taglia, tu no. Ed ora ecco alcune informazioni per la vostra sicurezza personale. Non perdete mai di vista il RoboMow mentre funziona. Rimuovete sempre il fusibile prima di sollevarlo, ripararlo o impostarlo. Leggete prima il manuale di sicurezza e funzionamento. Tenete bambini, animali e passanti lontano dalle aree di taglio. Mai lasciare il RoboMow senza sorveglianza quando è in funzionante. Non sedersi sopra o usare in maniera impropria il RoboMow. Rimuovere gli oggetti dall'area di taglio.
tenere le mani ed i piedi lontani dal RoboMow. I tagliaerba robotizzati, come altri attrezzi elettrici, possono essere pericolosi se usati in maniera impropria o se si ignorano totalmente le istruzioni di sicurezza. Leggete attentamente ed attenetevi a tutte le istruzioni di sicurezza contenute nel manuale. Per maggiori informazioni fate sempre riferimento al manuale di sicurezza e funzionamento. Visitate il sito web di RoboMove.